Sala rende omaggio ad uno dei tratti più identificativi del territorio. Torna infatti la notte del liscio, che dal 9 all'11 di giugno trasformerà le piazze e le spiagge in balere vista mare a suon di polche, mazurche e valzer. Un tributo ad una storica tradizione, non in chiave nostalgica, ma accogliendo le contaminazioni e le innovazioni popolari degli artisti di ieri e di oggi. Abbiamo messo in campo un parterre con grandi artisti che naturalmente si esibiranno con le orchestre tradizionali, quella di Moreno Conficoni e quella di Raul e Mirko Casadei. Un grande evento che vuole non solo valorizzare uno dei tratti identitari della Romagna, il ballo popolare, ma che vuole proiettare questa antica tradizione che ha fatto grande, ha fatto conoscere la Romagna in tutto il mondo nella modernità, grazie appunto a queste contaminazioni con altri generi musicali, per rilanciare appunto uno dei tratti identitari della nostra regione, per rilanciare un linguaggio universale che è quello del ballo e della musica popolare in chiave moderna, e quindi per farne davvero un prodotto turistico in grado di aumentare l'attrattività e l'appeal del nostro territorio. Ritorna in Romagna la notte del liscio e abbiamo proprio ad accompagnarci le note del brano più celebre, Romagna mia, che però verrà reinterpretato, come già è successo nel corso di questi anni, in una chiave un pochino moderna. E chi meglio di Mirko e Raul Casadei ci possono raccontare come funziona la tradizione miscelata all'innovazione? Beh, la notte del liscio innanzitutto è una grande manifestazione che è nata l'anno scorso, quest'anno siamo alla seconda puntata, e qui proprio che si nobilita la nostra storia, la nostra tradizione, ma ci si proietta anche nel futuro. Quest'anno la faremo cantare a Bellaria il 10 giugno a Roy Pace e Retusca. Ci sarà Eugenio Bennato con tutta la sua tradizione della taranta e della pizzica, e poi ci sarà Morgan che farà un'incursione alla notte del liscio. Il liscio quindi fa bene alla salute, Pupo? Ma io direi che il liscio, direi la musica etnica, quella cultura popolare fa bene, perché il liscio va benissimo. La seconda edizione non solo era d'obbligo, ma è veramente un piacere organizzarla, perché significa offrire al turista un divertimento sano che accompagna ovviamente un'offerta di qualità che da sempre propone la nostra terra di Romagna.